Per anni abbiamo sentito parlare dei benefici per la salute dovuti al fatto di mangiare uova. Le uova sono una fonte economica e versatile di proteine. Strapazzate, in camicia, lesse, montate a neve nelle zuppe e nelle creme. Ma che dire del guscio d'uovo? Gli studi suggeriscono che potremmo perdere una importante fonte di calcio quando gettiamo il guscio. In aggiunta ai benefici nutrizionali forniti dalle uova, ci sono molti usi che potremmo farne sia in giardino, sia intorno alla casa. Si può mangiare un guscio d'uovo? È una domanda comune riguardo alle uova, insieme a: le uova sono come i latticini? Ecco le cose sorprendenti che dovreste sapere sulla commestibilità del guscio d'uovo. Che cosa è esattamente un guscio d'uovo? Un guscio d'uovo è il duro rivestimento esterno di un uovo. È costituito soprattutto da carbonato di calcio, una forma comune di questo minerale. Il resto è costituito da proteine e altri minerali. Il calcio è un minerale essenziale, che è abbondante in molti alimenti, compresi i prodotti lattiero-caseari. In misura minore si trova inoltre in molte verdure a foglia e nelle radici. Si possono mangiare i gusci delle uova? I benefici del guscio. 1. Abbondanti di calcio. Un guscio d'uovo medio è in grado di fornire due volte la quantità giornaliera raccomandata di calcio per un adulto. Questo lo rende uno dei migliori alimenti ricchi di calcio. Il calcio è un minerale essenziale per la crescita e lo sviluppo delle ossa. Aiuta anche a regolare il ritmo cardiaco, la funzione muscolare e il controllo dei livelli di magnesio, fosforo e potassio nel sangue. 2. Bevanda fatta con il guscio per disintossicarsi. Le vitamine e i minerali contenuti nelle uova sono un ottimo modo per aiutare i naturali processi di disintossicazione del vostro corpo. Ingredienti: 5 uova, 3 litri di acqua. Come si prepara? Lavare accuratamente le uova, schiacciare i gusci con un mortaio e aggiungere la polvere a un contenitore con i 3 litri d'acqua. Conservare questa miscela in frigo e lasciarla riposare per una settimana. Passato questo tempo, bere 2 tazze al giorno. 3. Trattamento esfoliante. Se non si dispone di un buon prodotto per l'esfoliazione, provate a macinare un guscio d'uovo e approfittate della sua capacità di rimuovere le cellule morte della pelle. Ingredienti: un guscio d'uovo, un albume. Come si prepara? Prendere la polvere del guscio d'uovo e mescolarla con l'albume. Stendere questo prodotto su tutto il viso, lasciarlo asciugare e rimuovere con un leggero massaggio circolare. Utilizzare questo rimedio 2 volte a settimana. 4. Rimedio cicatrizzante. La pellicola trasparente che riveste la parte interna del guscio delle uova contiene nutrienti che facilitano la cicatrizzazione delle ferite cutanee superficiali. Ingredienti: un guscio d'uovo, un cucchiaino di olio d'oliva, 5 grammi. Cosa fare? Versate sul guscio d'uovo un po' d'olio d'oliva e applicatelo direttamente sulla zona interessata. Assicuratevi che la pellicola trasparente entri in contatto con la pelle. Ripetetene l'applicazione 2 volte al giorno. 5. Tonico per pelli sensibili. L'effetto antinfiammatorio e calmante del guscio
l'uovo, può aiutarci nel trattamento della pelle irritata o sensibile. Ingredienti: un guscio d'uovo, un quarto di bicchiere di aceto di mele, 62 ml, mezzo bicchiere d'acqua, 125 ml. Cosa fare? Polverizzate il guscio d'uovo e aggiungetelo all'aceto di mele e all'acqua. Lasciate riposare tutta la notte e, il giorno successivo, applicatelo con un batuffolo di cotone. Ripetete l'applicazione se necessario. Se ti piace il video, dagli un pollice alto e condividilo con i tuoi amici.